MC Facebook, allora video velocissimo di commento per il teardown di PlayStation 5 appena uscito. Ho chiamato i miei prodi, li aggiungo qui, così li vedete anche voi. Ciao Come Mario, ciao veri Simone. vagabondi? Veri Ciao. vagabondi, erano in giro, Simone in particolare, come vedete, però commento velocissimo perché non possiamo certo esimerci da commentare finalmente il primissimo teardown. O, come tradurlo in italiano? Disassemblaggio, smontaggio. Disassemblaggio, smontaggio della console, sì. Sì, Esatto, smontaggio. finalmente vediamo come è fatta PlayStation 5 dentro. Incredibile, così a sorpresa Sony oggi ha rilasciato un video ufficiale in cui c'è quello che ho già rinominato Mr. Allegria. Vedete com'è simpatico e allegro, l'ingegnere giapponese Lo so, che smonta ingegnere. completamente PlayStation 5. Con tanto di Allora. avviso da non fare da casa. Esatto, Rinnovi con diretto tanto di avviso, shock, aspettate morte che varie. ecco, lo vogliamo l'avviso, eccolo qua. No, ok, è appena passato, ci curiamo insieme e commentiamo insieme il video. Allora, questo qui è Mister Allegria, Yoshiro, eccetera, Yoshuhiro. Intanto interessante la prima parte perché spiega come funziona esattamente il piede, no? Il famoso piede che si può montare sia Lo per stand, farla stare in sì. verticale, sì, lo stand, sì, scusa, il piede, sia per farla stare in orizzontale. Qui adesso sta mostrando le Poi anche porte. mentre la vite dentro lo stand, Sì, molto l'ho carino. studiato bene comunque, è molto, molto carino. Esatto. Poi Vediamo vabbè, se qua ci le classiche arriva. USB-A dietro e Classici davanti. ingressi, sì, anche dietro. Beh, comunque è grande, ragazzi. È vero che È Antonio aveva enorme. fatto già la prova Qua con c'è. il cartone, però È vabbè, anche alta quanto un grande. busto, è alta Sì. quanto un busto, c'è una roba Sì, totalmente folle. ormai è chiaro che è gigantesca, ma insomma ce ne faremo una ragione, amen. Ecco, qui è quello che Volevo dicevo affrontare un prima. pezzo di muro. Vedete qua, Esatto. smonta questa vite, poi come anticipava prima Simo, molto figo il fatto che la vite per non perderla, potevano fare in modo La puoi che... mettere dentro, poi ruoti in modo che vai in un altro Sì. scomparto e la tieni coperta. Vabbè, alla fine ci può Non stare, facevano prima a comunque fare in modo che essendo la due. vite non uscisse di lì, ma rimanesse ferma. Vabbè, comunque Esatto, va sì. bene, figo. E lì Sì, dentro c'è anche ci il può stare. tappo per chiudere il buco in cui avete vitato lì. Quindi così, Esatto. Questa è una cosa finestra. Ecco, carina, dai. la vite, avete visto, rimane dentro, si gira in questa maniera, perché così lo si trasforma in stand per la Quello versione orizzontale. orizzontale, che si incastra in quella maniera e a questo punto si può mettere la PS5 anche in orizzontale. Mi sembra figo, Pulito. insomma, così. Pulito, Beh, fatto secondo quello che deve. me, vi dico, penso che orizzontale non la terrà quasi nessuno, almeno così mi immagino. Io la terrò A assolutamente meno in che non piedi. ti entri in verticale nei davanzali. Qui Tra l'altro, importantissimo, idea interessante. confermato che le due pareti laterali si possono rimuovere facilmente, sono solamente a incastro. E qui, come avevano detto in tanti, avevo detto anch'io tempo fa, immagino che arriveranno de delle pareti sostitutive o ufficiali per magari, sai, le versioni in bundle di diversi videogiochi o anniversari vari, oppure anche non ufficiali, dico io, perché Esatto. no? Per cui si riempirà il mercato di Probabilmente sì, perché comunque cinesate. non è che c'è semplicemente roba meccanica, quindi sì, volendo potresti anche Ah, metterci sono la due pezzi di qualunque sopra. plastica che si Sì, incastrano, sono due quindi. pezzi di plastica che hanno degli incastri, Io fermi, più li facile comprerò della tua. rosa il primo giorno che escono, ovviamente. Tra Ecco, qui l'altro, altra cosa quanto ti dà interessante un'idea? è il buco, diciamo, dove inserire i dischi M2, diciamo, per aumentare lo Quelli storage, esterni per no? aumentare lo storage? Sì, per aumentare lo storage, come diceva Quindi Antipo. sì, Sì, anche giusto. lì Prima. molto semplice, basta rimuovere la parete laterale e accedete direttamente per l'espansione di memoria. E qui la sta smontando completamente, si vede per la prima volta, si vedono anzi per la Il prima sistema volta di le variazione. ventole, esatto, che sono due ventole da 120 mm, quindi sono due ventole belle grandi e anche molto Belle profonde, ho grandi. visto 5 cm, ha detto, sono enormi queste ventole, guardate che roba, Sì, quindi guarda che roba, infatti. molto bene, cioè, erano già partite E mille in pratica lamentele. l'aria la Sulle prende frontalmente e poi la spara piccole, dietro. esatto, la prende dal davanti e la spara dietro. Da Si davanti può la spara dietro tenere, sulle ventole che ha. sì, direi che si può tenere sia orizzontale che verticale senza Sì, grandi non è problemi. indifferente, non ha grandi problemi. Sì, con lo stand ce la fai. È lo stesso discorso
di Xbox alla fine. Vale, il lettore Blu-ray, esatto, si vede proprio che sarà solo proprio che è un appendice che è proprio montato extra. Beh, comunque bene, vuol dire che comunque l'hanno presentata bene, nel senso che hanno presentato, hanno evidentemente prima fatto la versione senza disco e l'hanno chiusa e poi hanno detto vabbè adesso gli attacchiamo questo di là. Interessante anche il fatto che spiegava del case in metallo insonorizzato per far fare il meno rumore possibile anche per evitare che la vibrazione faccia rumore. Esatto, qui sta staccando male le antenne Bluetooth e Wi-Fi, e poi io sono rimasto di merda, quello che tira fuori adesso, a parte qui il coperchio, è tutta la scheda madre di PS5 che è tutta lì, è molto più piccola di quanto immaginassi. Qui si vedono, vabbè, i diversi dissipatori, eccetera. Questo qui è il retro, in realtà. Vedete il retro del processore. Adesso la gira e mostrerà un heatsink, come si dice in italiano? Il sifone di raffreddamento gigantesco, ma soprattutto anche... Questa è la CPU. La CPU con sopra liquid metal, metallo liquido, brevetto di Sony di un paio di anni fa, che tutti si chiedevano che cazzo fosse. Praticamente è uno strato di metallo, non si è ancora capito esattamente quale metallo è, credo il gallio, che quando il processore diventa molto caldo, scaldando questo strato di metallo, il metallo diventa liquido e la dissipazione, il trasferimento di calore tra il processore e appunto l'enorme sifone che adesso vediamo tra un attimo, a quanto pare è molto meglio rispetto alla classica pasta termica. Lo valuteremo, non lo so, però interessante. Tra l'altro ha fatto vedere CPU, memoria di sistema, e sì, ha fatto vedere anche, immagino, adesso sto guardando in camera, ma sì, ha fatto vedere, immagino, la memoria e il... L'unica scheda, sì, memoria, CPU SSD. E SSD. Esatto. Col controller dell'SSD. Esatto. Questo è giustamente la chip. Spiega per quale motivo... Sì, qui sta spiegando appunto il raffreddamento. Ha utilizzato il metallo liquido. E qui dovremmo vedere per la prima volta, esatto. Eccolo qua. Allora, questo benedetto metallo liquido è liquido unicamente quando è molto caldo, ovviamente. Non vi immaginate che c'è una fiaschetta di metallo. C'è proprio quella parte lì di metallo applicata dove sarebbe di solito la pasta termica in un PC, diventa liquido quando scalda tantissimo il processore e trasferisce meglio appunto in questo mega sifone totale gigantesco, che appunto è quello che il calore fatto raffredda tutto quanto e dissipa il calore con l'ausilio delle due mega ventole da 120 che abbiamo visto prima. Questo qui è il trasformatore da 350 watt. Tra l'altro qua con PlayStation 5 il wattaggio dovrebbe essere costante, quindi dovrebbe assorbire sempre la stessa quantità di energia, a differenza delle console precedenti che andavano a potenza variabile. Che può essere una buona come una cattiva notizia, in realtà, nel senso che probabilmente il trasformatore è un po' più piccolo, però se ci ciuccia sempre 350 non è bellissimo, no, e basta, è tutto qua fondamentalmente. Non mi ricordo se consumava 350 o cosa di meno, però sì, comunque dovrebbe consumare potenza fissa, per come è pensata proprio l'architettura della console. Sorvolando su che in alcuni momenti momento velocissimo, ragazzi, ve l'aspettavate così? Ma io ti dico, alla fine è molto grande, io continuo a essere molto sorpreso dal fatto che sia così grande, perché non penso mi abituerò mai, forse. Ho comunque lo spazio, però non me l'aspettavo. Per il resto io ripongo veramente tantissima fiducia sul raffreddamento e sulle ventole, quindi su questa possibilità di evitare 4. Sì, PlayStation 4 per me, anche la Pro addirittura, era veramente la pista di lineate per il decollo. Però lo stesso di ste. Però lo stesso problema, quindi quindi mi auguro che comunque le ventole sono molto differenti, cioè sono molto più grandi, sì, ma non è... e poi c'è anche tutto il sistema da qui, a parte la storia del metallo liquido che è più no, una sparata, ma non è solo quello, considera in teoria il raffreddamento dovrebbe anche essere migliorato dal fatto che assorbendo sempre la stessa quantità di energia il sistema di raffreddamento è tarato esclusivamente per quella quantità di potenza e di conseguenza dovrebbe gestire meglio appunto il calore, perché appunto c'è un sistema di sincronizzazione tra CPU e GPU che gestisce appunto la quantità di potenza assorbita e non va mai oltre o sotto quella potenza. Quindi di conseguenza questo dovrebbe aiutare molto la velocità, praticamente.
è sempre così. No, in pratica ha un controller che gestisce quanta energia va alla CPU e quanta energia va alla GPU, e poi a seconda di quanto invece ci si trova poi con le necessità reali, va a bilanciare l'energia da dare. Okay. E addirittura c'è un'altra possibilità, che è quella di diminuire il clock della CPU o della GPU per andare a scalare leggermente l'energia di una delle due componenti. Quindi c'è un po' questo sistema leggermente complesso che dovrebbe tenere in teoria la potenza stabile e di conseguenza anche il raffreddamento più gestibile. Chiaro, speriamo che funzioni bene come vorrebbero loro, chiaramente. Però insomma, si erano fatte mille polemiche sulle dimensioni delle ventole, su mille cagate. Mi sembra che questo teardown abbia risolto insomma diversi dubbi. Dov'è il disco M2, quanto sono grandi le ventole, come funziona sto liquid metal. Che poi si era visto in partenza, e comunque cioè, le ventole sarebbero state immense, perché tutta il profilo, tutta la silhouette ha tutta questa, ha tutte le varie bocchette, e poi sì, trovi questa sorta di superficie dedicata solamente alle ventole. Quindi no, comunque c'era lo spazio già in partenza per la ventola. Beh, giusto, comunque, così, è talmente grande che può contenere. Esatto, è così grande alla fine per il sistema di raffreddamento, esatto. Mi sembra, non per altro. Perché la scheda madre, lo ripeto, mi sembra veramente molto piccola in confronto al resto della console. Sottilissima, tutta quanta stampata su entrambi i lati, molto moderna, però cioè, finisce lì ovviamente, e poi cioè, le cose molto ingombranti sono fondamentalmente le due ventole, perché non solo sono grandi, sono anche, lo ripeto, molto profonde, cioè 5 cm l'una, profonde. Una sull'altra, profonde, sì, cioè sono proprio alte, come dire, e anche tutto il sistema di dissipazione, quello attaccato al processore, è un'altra svetola gigantesca. Quando l'ha tirata fuori non ci potevo credere, è enorme il dissipatore del sì, è enorme, esatto. Per cui alla fine le dimensioni sono dovute unicamente a quello. Magari così anticipiamo, ci lasciamo con una previsione, la famosa PlayStation 5 Slim che arriverà inevitabilmente tra 3-4 anni avrà un sistema di raffreddamento differente, per cui la potranno fare più piccola. Mi viene da dire questo. Non so cosa ne pensate voi. Sì, potrebbe essere però così. Ci vorranno secondo me quei 2-3 anni, però secondo me prima o poi arriverà. Invece una cosa che vi lancio io in chiusura, che è un po' quello che hai detto anche tu Antonio prima, secondo me questo fatto della possibilità di staccare le parti laterali della console ammazzerà definitivamente tutto il mercato delle edizioni da collezione o comunque limitate, perché alla fine ti darà soltanto la placca esterna, la attacchi, sì, la stacchi, sì, sì. Venderanno anche i cloni delle edizioni da collezione, cioè sì, esce la collezione di Spider-Man e tu vai al negozio cinese e vendono le placche con già le stampe, esatto, un po' sgranate. Esatto. Che, beh, ci sta, benone, io le voglio. Succederà esattamente questo. Le voglio tutte quante, molto bene. Guarda, devo dire che la cosa più figa, ripeto, ce l'aspettavamo, l'avevamo già detto che era molto probabile che fossero rimovibili, però molto figo che sia confermato e che sia così facile toglierle. Non hanno neanche una vite, sono solamente così, a incastro verso l'alto, per cui stupidissimo. Tra l'altro sono roba di plasticaccia pura, cioè quando le vai a togliere si piegano proprio. La plasticaccia definitiva. Quando smonto la Pro metallo, è così. Ne sai, magari fanno la versione in metallo, mercato parallelo, super figo, in oro oppure, placcato. Oppure come l'Apple Watch, in ceramica. Robe lì. Oppure in ceramica, come vuoi. Appunto, l'Apple Watch in ceramica per la PlayStation 5, modica cifra di 1200-1800 euro. Direi ok, chiudiamo qui il video. Allora, voi che ci state guardando, ovviamente nei commenti risponderemo a eventuali dubbi, diteci anche la vostra, cosa ne pensate di questo teardown della PlayStation 5. Ci vediamo nel prossimo video, grazie mille a Mario e a Simone. Ciao. Ciao ragazzi, ciao, alla prossima.